In questo reparto di neurologia noi abbiamo un solo medico da tanto tempo, da troppo tempo. Il medico è prossimo alla pensione. Questo ci preoccupa anche perché noi più volte, anche nel passato, abbiamo segnalato questa grave carenza, questo grave disagio, perché qui si vanno, insomma, a togliere l'IDEA, si va a togliere quello che è il diritto alla salute, anche costituzionalmente garantito per i cittadini del Vallo di Diano. Il medico che c'è deve andare in pensione a breve e quindi si prospetta la chiusura, perché se non vengono presi provvedimenti immediatamente di incrementare il personale, non si può assolutamente far fronte a quelle che sono le richieste della cittadinanza. Abbiamo chiesto, abbiamo scritto una nota alla direzione generale affinché si prendano provvedimenti. Certamente noi non ci fermiamo, non ci siamo mai fermati e non ci fermiamo qua. Noi abbiamo tutte le intenzioni di andare avanti, vogliamo le risposte, ma le risposte che vogliamo non sono certamente quelle di una sospensione.